Adesso vi faccio vedere un esercizio che oggi come oggi è più un esercizio adatto a lui, preparatore atletico, che non tanto nostro. Cioè, una volta non c'era la figura del preparatore atletico, quindi tu dovevi fare tutto, dovevi fare pentole e coperchi. Oggi come oggi si dividono i compiti, no? Per cui io facevo tantissimo questo esercizio qui. Vieni Stefano. Stai qua. Così. Ci siamo? Vieni qua. Leva la palla. Vai fuori dal cerchio. Vieni. Dietro. Adesso ti muovi in palleggio a destra e a sinistra e tu disturbi e tu devi passare la palla. Quando è come la palla va di là, cioè io faccio questo, sposti in palleggio. Vai. Se vai di là con quale mano andrai? Bravo, questo, vai, torna in mezzo, passa la palla, come passa la palla, ti fermi, vieni qua, dove vai? Vieni qua, non palleggiare, chiudi il palleggio, e adesso io difendo, e devi far uscire la palla, ci siamo? Prova, vai, braccia, via la palla, cerca il compagno, attacco, via, difesa, palleggia, via, ti difendi, tieni, dagli il tempo d'arrivare, Lorenzi, ancora. Vai, via, vieni, via, oh, eccolo lì. Allora arriviamo, palla, a un altro tipo di esercizio, vieni. Quando trovo il difensore, tieni sul braccio. Con le braccia alte, io la prima cosa che faccio, finto lì, per poi darla di qua, palla. Le braccia sono giù, finto lì, per darla di qua. Chiaro? Quindi cosa faccio? Finto esattamente dove sono le braccia del difensore. Il problema delle finte è un'altra cosa. Io la domanda che vi pongo, quanti di voi in allenamento usano esercizi con le finte di passaggio? Eh? Fai. Ma non tutti. Ale, parti. Palleggio, tocchi la riga gialla, palleggia, cambi mano tra le gambe guardando il compagno, tocchi, fermo lì, uno, fermo, tocchi la riga col piede, guarda la palla, levati dal campo, fuori, scappi in contropiede, due palleggi, boom, e gli passi la palla. Ecco, questo è il passaggio due mani, chiaramente, per fare questo esercizio, iniziamo, perché il passaggio due mani petto oramai quello che si fa chiaramente su tutto il campo, diventa un po' complicato contro zone statiche, riesco a fare questo, ma contro zone aggressive se non uso passaggi laterali diventa molto complesso dare la palla. Ok, ci siamo? Vai, gioca! Scappa! Uno, due, via la palla! Via! Pronti! Vai! Cambia! Via! Uno, due, via la palla! Via! Due mani, prendi sta palla, Andrea! Prendi la palla con due mani, via, attacca, via, due mani, via, forza Edo, via la palla Edo, vai, via, stop, la palla la passo dove sta il compagno, perché questo non è un campo di calcio, dei 110 metri, per cui c'è il famoso cross a seguire. Chiaro, il cross a seguire è un par di scatole, la palla la devo dare dove sta il compagno, quindi devo capire e guardarlo, chiaro? Ancora, via, non partire, vattene, via da sotto, leva la palla, sai. Vieni, scappa, corri Alessandro, salta fuori, vai, attacca adesso, salta fuori, oh, stop, fermo, ricordarsi questo, torna lì sotto, difendi, qui avete visto che ha fatto due passetti, è arrivato fino a qui, il punto di riferimento è questo, salta fuori, vieni fuori qua, più allarga questo spazio, chiaro? Più possibilità c'ha lui di batterlo, perché lui deve coprire uno spazio maggiore. È questo che l'attaccante deve capire, che come io lo faccio lavorare il difensore in maniera
più lunga fatica il triplo. Chiaro?